Allora, vi stavo dicendo che la prima relazione di questo pomeriggio è di Carlo Toffalori, dell'Università di Camerino. Toffalori svolge la sua ricerca proprio nel campo della teoria dei modelli, ma è anche stato a lungo apprezzato presidente dell'Associazione Italiana dei Logici. È anche membro della commissione scientifica dell'Unione Matematica, è anche uno scrittore che predilige i temi che hanno a che fare con il giallo, matematico in giallo, la logica a processo, eccetera. Ci parla di la metamatematica dell'algebra, naturalmente. Sì, ringrazio anzitutto dell'invito, insomma, è sempre un'emozione poter parlare in questa sala. Abraham Robinson, beh, confesso che non ho avuto occasione, l'onore di conoscerlo. Quando lui è scomparso appunto nel 1974, io credo, se non ricordo male, facevo il terzo anno di università, quindi sì. Studiavo logica matematica, seguivo un corso di logica matematica a Firenze, ma insomma il contatto diretto non c'è mai stato. Ciò nonostante, come ne sentivo parlare, e poi insomma appunto per l'occasione di studiare un po' alla volta la teoria dei modelli, il nome di Abraham Robinson è stato per me come un mito, e tale resiste anche adesso. Comunque conosco comunque persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e me lo descrivono con le parole che le leggete, persona squisita, di cultura incantevole. Tra l'altro mi ha colpito questo aggettivo incantevole riferito proprio al concetto di cultura e credo corrisponda pienamente questa descrizione a quella che abbiamo ascoltato stamani. Si diceva stamani appunto dei suoi contributi non soltanto ristretti alla logica matematica, a meno che mai ristretti all'analisi non standard, anche se questo certamente è l'argomento per cui Robinson è più famoso, contributi appunto che si allargano alla matematica applicata. Questo forse può colpire in un'evoluzione della matematica che tende molto, per quello che io percepisco, a specializzarsi, a privilegiare per certi versi giustamente l'aspetto applicativo. Colpisce e credo che la maniera migliore per commentare tutto questo sia data dalle parole che Simon Cochen scrisse l'anno dopo la scomparsa di Robinson in un articolo a più voci in memoria di Robinson. Le parole appunto le potete leggere anche come logico matematico. Il suo punto di vista fu quello di un matematico applicato, nel senso originario e migliore di questa espressione, ovvero nel senso dei matematici dei secoli XVIII e XIX, che usavano problemi e osservazioni del mondo reale, ovvero la fisica, per sviluppare idee matematiche. Insomma, ci si potrebbe benissimo inserire anche Gauss tra questi matematici cui Cochen fa riferimento. Credo lo stesso concetto sia espresso da Hilbert in Problemi matematici, il confronto tra la lezione della natura e quello che è poi il contributo dell'intelletto umano, della riflessione, se vogliamo, della logica. Scrive Hilbert, su questo gioco alterno e sempre rinnovantesi tra pensiero e esperienza si basano, mi pare, quelle numerose e sorprendenti analogie e quell'apparente armonia prestabilita che il matematico percepisce così spesso nelle problematiche, nei metodi e nei concetti dei diversi settori della conoscenza. Ecco, mi sembra una testimonianza importante da parte di una figura che certamente era ben al corrente, insomma, degli sviluppi della matematica applicata della sua epoca, cui del resto lui stesso contribuì in modo significativo, ma anche, insomma, forse propendeva, se così posso dirlo, per una matematica, se vogliamo chiamarla così, pura, insomma più astratta e concettuale. Stamattina si è parlato appunto anche degli interessi di Robinson per questioni di analisi, se non ricordo male anche di economia, quelle di filosofia forse non sorprendenti, e storia e didattica anche della matematica.
eccetera, eccetera. Però appunto quello su cui io vorrei concentrarmi è il Robinson della teoria dei modelli, il Robinson della matematica dell'algebra, quindi potremmo dire il Robinson non standard, se intendiamo per standard, parlando di Robinson, quello che in genere è analisi non standard, quindi di un Robinson diverso da quello per cui è comunemente conosciuto. Ecco, qui vedete la foto dei partecipanti di quel convegno International Congress of Mathematicians del 1950, in cui Robinson presentò un contributo sostanzialmente ante litteram di teoria dei modelli. Questo contributo vedremo nella pagina successiva, proprio la immagine del programma in cui compare il titolo, The Application of Symbolic Logic to Algebra. Questo contributo introduce un po' i termini della questione con le frase che poi è spesso citata: la logica simbolica può fornire utili strumenti agli sviluppi della matematica corrente, più in particolare dell'algebra, e sembrerebbe della geometria algebrica. È questa la realizzazione di un'ambizione espressa da Leibniz, il nome di Leibniz torna spesso in questi frangenti, una lettera a Huygens già nel 1639. Ecco, questo è il programma del convegno. L'intervento di Robinson è qui alla fine di una serie di contributi nella sezione logica. Scusate, non ci vedo quasi nulla, ma comunque, se non erro, qui ci sono nomi importanti, forse arrivo sopra già, Alfred Tarski con la Wanda Smilev. Tra l'altro, sempre vo a memoria, non vedo benissimo, ma insomma Robinson si presenta appunto come affiliato al Cranfield College, quindi con quel riferimento a problemi di aerodinamica di cui appunto abbiamo già ascoltato. Quest'idea di una logica che può contribuire a una visione superiore dell'algebra, in generale la matematica, superiore non nel senso di non per creare gradatorie di merito, porre la logica al di sopra, se non nel senso di una astrazione, se non nel senso di una capacità di collegare meglio i vari spunti che in algebra o in altre branche della matematica si sviluppano. Ecco, quest'idea di una visione superiore della logica che possa contribuire allo sviluppo dell'algebra è ribadita anche all'inizio del suo testo chiave, Introduction to Model Theory and to the Mathematics, Meta Mathematics of Algebra, la matematica dell'algebra ha come obiettivo l'analisi e lo sviluppo dell'algebra attraverso i metodi della matematica, della logica matematica. E mi permetto anche di citare la frase che segue, perché diciamo è un po' controtendenza oggi, un secolo dopo che è stata scritta: tracciare precise linee di confine all'interno della matematica è divenuto notoriamente difficile. Testimonia dall'altro questa pluralità, questa varietà di interesse da parte di Robinson, e forse insomma il pericolo che la matematica di oggi tenda a diventare troppo settaria. Bene, credo che metamatematica dell'algebra, insomma, si capisca un po' dove voglia andare a parare. Magari dovrei introdurre un po' brevemente la teoria dei modelli. A livello di slogan, certo non è che ora debba mettermi a presentarla, non ne sarei tra l'altro all'altezza, ma comunque a livello di slogan, in due classici della teoria dei modelli, due bibbie, Chunk Isler del 73, poi uscito in edizione anche recente, Lodges nel 1997, la teoria dei modelli, in primo caso, è definita, ripeto, a livello di slogan, algebra universale più logica, e poi, forse echeggiando questa addizione, da Hodges successivamente, come geometria algebrica meno campi. Ed è questo forse il fondamento di una critica che talora si ascoltava, oggi forse molto meno, la critica alla logica in generale, alla teoria dei modelli in particolare: prendete la geometria algebrica, prendete quei risultati nobili, autorevoli, eccetera, eccetera, astraete un pochettino, insomma, li togliete dal contesto e li rivendete come nuovi. Insomma, questo punto di vista l'ho ascoltato, ritenendolo profondamente ingiusto, però insomma vedete che anche oggi in qualche maniera forse spiritosa ci allude. E comunque, forse per illustrare i risultati di Robinson proprio
contesto in cui ci siamo messi, metamatematica dell'algebra e teoria dei modelli, dei campi bisogna un pochettino parlare, qualche spunto sui campi, breve, ricordarlo, ad esempio sui campi algebricamente chiusi, sono quei campi, ricordo, va bene, tutti i presenti lo sanno molto meglio di me, ma comunque quei campi in cui, come il campo complesso, in cui ogni polinomio in un'indeterminata e grado positivo ammette almeno una radice. Un'analisi dei campi algebricamente chiusi dovuta a Steinitz è vecchia di un secolo. Qui mi preme ricordare due aspetti importanti su cui ritorneremo, perché sono anche la base di intuizioni di Robinson. Il fatto che ogni campo si possa estendere a un campo algebricamente chiuso, come dai razionali nella storia siamo arrivati ai complessi, anche per risolvere equazioni, anche per risolvere polinomi, non solo per questo, il passaggio ai razionali e reali non è solo questione di risolvere equazioni, ma comunque allo stesso modo in cui dai razionali si passa ai complessi, così da ogni campo si può passare a un campo algebricamente chiuso, quindi capace di risolvere tutti i polinomi a coefficienti in quel campo, ma anche a coefficienti in se stesso. E anzi esiste, grazie alla teoria di Steinitz, una sorta di estensione ottimale o minimale, che dir si voglia, unica a meno disomorfismi, la cosiddetta chiusura algebrica di un campo. Nel caso dei razionali non è il campo complesso, è il campo dei complessi algebrici. E ancora vorrei richiamare un teorema famoso della storia della matematica, dell'algebra, il teorema degli zeri di Hilbert, in tedesco Nullstellensatz, come formulato anche da Lang, in un suo libro di algebra, una versione quindi un po' debole, ma quella più pertinente a quello che vogliamo fare, e cioè in qualche maniera una generalizzazione della definizione stessa. Se abbiamo un campo algebricamente chiuso, un qualunque sistema finito, se vogliamo, infinito, il teorema della base di Hilbert ci dice che possiamo benissimo prescindere da questa specificazione, sistema finito e infinito di equazioni in un qualunque numero di variabili, non solo una, coefficienti in questo campo, algebricamente chiuso. Va bene, abbiamo questa situazione, sappiamo che questo sistema trova una soluzione in un'estensione, allora questo sistema ha la soluzione all'interno del campo algebricamente chiuso. Ripensandoci, la definizione non fa che precisare questa proprietà nel caso di un polinomio, nel caso di una indeterminata, sapendo che appunto in questa situazione un'estensione semplice con la radice del polinomio, insomma l'algebra elementare, l'algebra astratta elementare ci spiega come costruirla. E l'altra piccola premessa a proposito dei campi che volevo un pochettino proporre riguarda un risultato, un problema che è stato citato anche stamani, il cosiddetto 17° problema di Hilbert, il 17° della lista di 23 problemi di Hilbert del 1900, che sostanzialmente chiede di dimostrare che una funzione razionale a coefficienti reali, quindi un quoziente di polinomi a coefficienti reali, semidefinita positiva, cioè tale da ammettere come funzione dai reali nei reali valori sempre maggiori o uguali a zero, naturalmente per punti del dominio, trattandosi di frazione, insomma, bisogna escluderne i poli. Bene, una funzione razionale di questo genere, ripeto, a coefficienti reali, in un qualunque numero indeterminato, deve essere una somma finita di quadrati. È chiaro che ogni quadrato è semidefinito positivo, ogni somma di quadrati è semidefinito positivo. Hilbert chiede di provare che non ci sono altre possibilità sui reali, questione che fu risolta quasi un secolo fa da Artin, che qui vedete, e Schreier, in realtà in una forma più generale, perché il contesto dei reali viene ampliato anzitutto a quello dei campi ordinati, ai campi in cui è possibile introdurre una relazione d'ordine compatibile con la struttura di campo, tale cioè che somme prodotti di elementi positivi restano positivi. Quindi i razionali, volendo, i reali, non i complessi, perché appunto nei complessi è smentita una proprietà dei campi ordinati, che una somma di quadrati deve essere maggiore o uguale a zero. Se voi prendete i alla seconda,
come quadrato dovrebbe essere maggiore di 0, ma è anche uguale a meno 1 alla seconda, che appunto come opposto in quadrato dovrebbe essere minore di 0. Ecco, i campi ordinati sono l'ambito a cui si allarga l'interesse di Artin e Schreier, che ritagliano al loro interno il concetto di campo ordinato reale chiuso. Qui vedete una possibile caratterizzazione con proprietà familiari dei reali: ogni elemento maggiore o uguale a 0 è un quadrato, ogni polinomio in un indeterminato grado dispari ammette almeno una radice. Ma volendo parlare molto alla buona, i campi reali chiusi sono i campi algebricamente chiusi, cioè i più capaci di risolvere equazioni, laddove si è in presenza di un ordine, laddove la struttura è quella di un campo ordinato e quindi non è possibile accedere ai campi realmente algebricamente chiusi. E anche qui mi limito a ricordare che abbiamo per ogni campo ordinato una minima estensione reale chiusa, quindi ottimale, la sua cosiddetta chiusura reale. Ricordo il teorema di Artin e Schreier, che estende la soluzione positiva al 17° problema di Hilbert a tutti i campi ordinati reali chiusi. E poi, va bene, ricordo che in particolare il campo reale è caratterizzato da Hilbert all'interno dei campi ordinati reali chiusi come, a meno di isomorfismi, l'unico archimedeo e completo. Completezza, appunto, si può esprimere dicendo che ogni sottoinsieme di reali non vuoto e superiormente limitato ammette il SUP, il minimo confine superiore. Bene, la teoria dei modelli nasce, possiamo dire, con Abraham Robinson, nasce forse con quell'articolo del 1950, la denominazione in realtà è un po' posteriore. Forse c'è una differenza sostanziale rispetto a Cantor, l'altro grande logico, comunque matematico, di cui nel 2018 si celebra un centenario, perché Cantor è sostanzialmente un innovatore, un visionario, crea una teoria ex novo, si può dire. La teoria dei modelli qualche prodromo, qualche precursore ce l'ha. E qui ne cito qualcuno molto rapidamente: Skolem, quindi modelli non standard dell'aritmetica, creazioni di mondi esotici, imprevedibili, in cui anche i naturali hanno i loro fratelli maggiori infiniti, gli iperinteri. Quindi il contributo di Skolem e di Löwenheim. Il teorema di compattezza, che è uno strumento formidabile della prima teoria dei modelli, forse il principale, ma che nasce in qualche maniera nel 1930-31, insomma, come corollario al teorema di completezza che Gödel aggiunge, se non ricordo male, non tanto nella sua tesi che contiene il teorema di completezza, quanto nell'estratto successivo, nell'articolo che successivamente estrae. Quindi il teorema risale da allora, ma le sue applicazioni pratiche sono successive, di Malchow, eccetera, eccetera, e poi soprattutto nella teoria dei modelli, quando la teoria dei modelli prende consistenza. Ma bene, come fondatore della teoria dei modelli, precursore, certamente è difficile dimenticare Alfred Tarski e i suoi risultati sull'eliminazione dei quantificatori, che contribuiscono a chiarire per certi aspetti quali sono le proprietà chiave dei campi algebricamente chiusi, quali sono le proprietà chiave dei campi reali chiusi, quali sono le proprietà chiave che fanno riconoscere, nel contesto che tra un attimo spiegherò, il campo complesso, le proprietà chiave che fanno riconoscere, nel contesto che tra poco spiegherò, il campo ordinato dei reali. Insomma, ci sono tutti risultati di decidibilità, algoritmi che provvedono a capire, testo appunto, che dobbiamo un pochettino approfondire, ciò che è vero e ciò che è falso nei complessi, ciò che è vero e ciò che è falso nei reali. E magari en passant cito qui anche un problema che Tarski pone: cercare di capire ciò che è vero e ciò che è falso quando consideriamo il campo ordinato dei reali, ma in addizione alla struttura algebrica, quindi sostanzialmente ai polinomi, si aggiunge la funzione esponenziale, ad esempio in base E.
Ecco, quindi l'interesse algebrico si estende da polinomi classici a polinomi esponenziali, così vogliamo chiamarli, eccetera, eccetera, eccetera. Dell'algebra universale abbiamo appunto già, all'algebra universale abbiamo appunto già accennato. Credo, mi risulta che di teoria dei modelli parli in questi termini Tarski nel 1954 in una coppia di articoli, appunto, in cui osserva che negli ultimi anni si sta sviluppando un nuovo ramo della metamatematica che si chiama teoria dei modelli e può essere visto come una parte della semantica delle teorie formalizzate. Aggiunge Tarski che i problemi a cui la teoria dei modelli si interessa riguardano le relazioni tra gli enunciati delle teorie formalizzate e i sistemi matematici in cui questi enunciati sono veri, appunto quelli che si chiamano i loro modelli. Quindi qui dobbiamo vedere i modelli non tanto come astrazioni matematiche di situazioni concrete, ma esattamente all'opposto, come situazioni concrete in cui si possono giudicare affermazioni astratte. Ecco, più o meno lo stesso discorso viene ripetuto da Abraham Robinson di nuovo all'inizio della sua introduzione alla teoria dei modelli e alla metamatematica dell'algebra, che la teoria dei modelli è in genere riconosciuto come il primo classico, il primo manuale. Robinson ripete più o meno le stesse parole. La teoria dei modelli si occupa delle relazioni tra le proprietà di enunciati o insiemi di enunciati formulate all'interno di un linguaggio formale e le strutture o classi di strutture matematiche che rendono veri tali enunciati. Come tale si propone come naturale complemento della metamatematica dell'algebra. Appunto, qui si accenna al gioco della logica, insomma, ben conosciuta. Dobbiamo da un lato scrivere, individuare un linguaggio e individuare quali espressioni vogliamo comporre con quel linguaggio, geroglifici finché non le interpretiamo. D'altra parte dobbiamo appunto determinare le strutture che giudicheranno della verità o meno di queste formule che componiamo nel linguaggio, e poi abbiamo bisogno di una nozione di verità che stabilisca appunto quando è che una struttura è vera, è vero una certa formula, è vero un certo enunciato. La logica del prim'ordine, che è la migliore possibile per parafrasare Leibniz in questo contesto, appunto parte dal comporre equazioni con l'uguaglianza, disequazioni col minore uguale se vogliamo, consente poi di negare, congiungere e disgiungere, usare cioè i connettivi, consente finalmente di quantificare, usare per ogni l'esiste, però con un vincolo pesante: posso quantificare su elementi ma non su sottoinsieme o altro della struttura. Se parlo di reali io posso dire per ogni reale, ma non posso dire per ogni insieme di reali, non almeno in questa forma. Magari posso cercare formulazioni equivalenti che corrispondano a questo modello. Di modo che è possibile scrivere gli assiomi di campo algebricamente chiuso, come li ho ricordati poco fa. È possibile scrivere gli assiomi di campo ordinato reale chiuso, allo stesso modo. È possibile proporre l'enunciato in cui si dice ogni elemento, esiste un elemento il cui quadrato è meno 1. È possibile dire che ogni elemento maggiore o uguale a 0 ha una radice quadrata. Tutto questo lo posso dire, ma se voglio dire il principio di Archimede, o voglio dire, grazie, scusate, ma io litigo sempre con i microfoni, amen, abbiate pazienza. Voglio esprimere la completezza alla Hilbert, ogni insieme di reali superiormente limitato e non vuoto a sub, bene, e questo mi è precluso nella logica del primo ordine. Quindi una caratterizzazione a meno disomorfismi del campo ordinato dei reali non è ammissibile al primo ordine. Perché questo sacrificio? Perché, come sottolineato da un teorema successivo di Abstract Model Theory, teoria astratta dei modelli, di Lindstrom, la logica del primo ordine impone dei sacrifici espressivi, perché non consentire di quantificare su sottoinsiemi, eccetera, eccetera, ma lo fa a ragion veduta, nel senso che il teorema di completezza che ho ricordato poco fa di Gödel, a livello di slogan, vero equivale al dimostrabile, concetto di verità si coniuga con un concetto di dimostrabilità
per cui i risultati che si dimostrano sono esattamente quelli che poi si manifestano veri nelle interpretazioni dei modelli, questo teorema, laddove si prescinde dal primo ordine, perde di validità. Questo non vieta ovviamente di esplorare varianti, e Robinson stesso lo fece, ad esempio, verso una logica topologica, per la topologia, ma naturalmente, dato di fatto, questa è la situazione. Bene, del teorema di compattezza ho già detto, magari aggiungo a ribadire la specificità della logica del primo ordine, un teorema classico, appunto Lovenheim-Skolem, poi in realtà un teorema di Tarski, che sottolinea come una teoria che ha modelli infiniti, ha modelli di ogni possibile cardinalità infinita. E dunque, insomma, una caratterizzazione a meno disomorfismi di una struttura infinita è certamente impossibile. Ecco, ci sono due direzioni chiave che si sviluppano nella teoria dei modelli. La prima è data una struttura, quale può essere il campo dei complessi o il campo ordinato dei reali, è data una classe di strutture, e io vorrei capire, vorrei individuare qual è la teoria di questa struttura, di questa classe, vorrei capire quali sono gli enunciati veri in questa singola struttura o comunque in quelle che l'accompagnano o in quelle di una classe più ampia. Questa è una prima direzione, ma direi che quella che meglio corrisponde all'idea e alla denominazione di teoria dei modelli è l'altra. Mi viene data una teoria, mi viene data una serie di condizioni, magari presentate ordinatamente con tutta la lista degli enunciati, e io vorrei classificare i modelli di queste condizioni, le strutture che li soddisfano. Naturalmente ci si può domandare classificare in che senso. Un algebrista direbbe, credo, a meno disomorfismi. Insomma, se noi trascuriamo differenze soltanto superficiali tra strutture, guardiamo al nucleo, all'essenza, bene, vorremmo avere una lista, una caratterizzazione, una classificazione a meno di queste identificazioni che corrispondono all'isomorfismo. Un logico, un teorico dei modelli della primora, potrebbe dire a meno di elementare equivalenza. Io due strutture le ritengo uguali, anche se stanno in cardinalità diverse, se soddisfano esattamente le stesse cose. Nel campo reale si può identificare con gli altri campi ordinati reali chiusi che stanno in altre cardinalità. Va bene, è chiaro che l'isomorfismo implica l'elementare equivalenza. Il teorema di Lovenheim-Skolem dimostra già quello, che il contrario non è vero. La teoria della classificazione è in realtà un capitolo importante, formidabile, della storia della teoria dei modelli, successivo a Robinson, elaborato da Sharon Chelah dagli anni 70 in poi. Però a me serve adesso semplicemente per introdurre il concetto di teoria completa o di completamento di una teoria. Una teoria è completa quando tutti i suoi modelli soddisfano gli stessi enunciati. Non detto che siano isomorfi, tutt'altro, ma non c'è verso di distinguerli rispetto alla soddisfacibilità logica. E quindi l'interesse di una classificazione in questo senso è: mi viene data una teoria e io cerco di vedere come posso aggiungere precisazioni in modo da completarla, da rendere tutti i suoi modelli omogenei nel senso che ho descritto. Esempi di teorie complete, di completamenti, sono appunto i teoremi che già citavo di Tarski, classici, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, dimostrati prima, pubblicati dopo, che dicono la teoria dei campi algebricamente chiusi di caratteristica zero è completa e quindi il campo complesso è individuato da questa caratterizzazione, perché è un modello di questa teoria, non ci sono differenze con altri modelli. E allo stesso modo la teoria dei campi ordinati reali chiusi è completa e quindi il campo reale è caratterizzato da queste condizioni. Arriviamo finalmente al contributo di Robinson, che è un contributo anche alla teoria dei modelli che ho chiamato poco fa astratta, a quella, insomma, alla metamatematica della metamatematica dell'algebra, se così vogliamo chiamarla. C'è un teorema di consistenza di Robinson che qui vedete, insomma,
ricordato, strettamente collegato a risultati analoghi, il lemma di interpolazione di Kreige e il teorema di definibilità di Bethe, che è celebrato in teoria astratta dei modelli e compare proprio in introduzione alla teoria dei modelli e alla metamatematica dell'algebra. Ma c'è un testo che taluni ritengono il più bello, scritto da Robinson, Complete Theories, che evidentemente sin dal titolo fa riferimento al tema che dicevo. Bene, qual è appunto il contributo di Robinson e come si collega al discorso iniziale di applicazione all'algebra, di una visione superiore dell'algebra? Per introdurlo, permettetevi un'ultima premessa, il concetto di estensione, che cerco di accennare in poche parole. Appunto, il Nullstellensatz di Hilbert mi serve proprio per questo. Cosa dice il Nullstellensatz di Hilbert nella forma in cui l'ho enunciato poco fa? Ci dice che se io ho un sistema, facciamo pure finito di equazioni, una condizione esistenziale, esistono equazioni di certi polinomi. Questo sistema lo propongo all'interno di un campo algebricamente chiuso, con coefficienti in quel campo. Ma so risolvere un'estensione, allora lo so risolvere anche nel campo. Questo vale per i campi algebricamente chiusi, non vale per altri campi. Prendete il campo reale, l'esistenza di una radice quadrata di meno 1, in un'estensione si riesce a ottenere, ma nei reali no. Ecco, che il concetto di estensione e poi di estensione esistenziale si può proporre in generale. Io l'ho preso a prestito dai campi, per i campi sappiamo che vuol dire che uno è estensione di un altro o che quello di sotto è sottocampo di quello di sopra. Sappiamo, possiamo intuire che cosa significa estensione esistenziale, perché in qualche maniera il concetto ci viene introdotto dal Nullstellensatz di Hilbert, possiamo generalizzare, perché no, è algebra universale, possiamo estendere questi concetti a strutture di qualunque altro tipo, concetto di estensione, concetto di estensione esistenziale, più o meno come l'ho introdotto poco fa, qualunque sistema, se vogliamo, di equazioni, perché no, disequazioni a coefficienti della struttura, che si soddisfa in qualche estensione, si può soddisfare già lì. Il concetto si può estendere, ma si considera quindi formule esistenziali. Ma la logica compone formule anche più complicate, per ogni esiste, eccetera, eccetera. Allora parlerò di estensione elementare quando questa capacità di chiusura si manifesta per qualunque genere di enunciati a parametri nella struttura più piccola. L'enunciato è vero lì, se e solo se è vero in un'estensione, nell'estensione. Allora parlo di estensione elementare. Bene, il concetto chiave iniziale delle riflessioni di Abraham Robinson è quello di teoria, non so se è corretto dire così in italiano, model completa, sì, come model torna come parola italiana, completa anche, insomma, model come abbreviazione di modello. Diciamo però è più un'assonanza alla parola, alla denominazione inglese model complete, che non una traduzione molto meditata, tant'è che nell'edizione italiana del libro Introduzione alla teoria dei modelli, eccetera, si parla di completezza rispetto ai modelli. Però insomma dice una teoria completa rispetto ai modelli, ripeterlo tutte le volte diventa un po' pesante. Ormai l'uso tra i non moltissimi interessati è tale che model completa è stata del tutto accettata come denominazione. Che significa model completa? Chiaramente una nozione ispirata dall'algebra. Significa che ogni estensione di modelli è elementare, o equivalentemente, il famoso test di Robinson che lo dimostra, test di Abraham Robinson, se ogni estensione di modelli è esistenziale. Nullstellensatz di Hilbert in qualche maniera ispira la nozione. Dopodiché Robinson dimostra che sia la teoria dei campi algebricamente chiusi che quella dei campi ordinati reali chiusi è model completa, nulla di nuovo, perché, o meglio, nulla di particolarmente sorprendente, il risultato in quanto tale è già prefigurato dai risultati di Tarski. Ma quello che è nuovo è l'approccio, il nitore delle dimostrazioni di Robinson. Con chiarezza si individuano gli ingredienti, le proprietà chiave, la chiusura algebrica di un campo, la chiusura reale di un campo ordinato, la caratterizzazione delle estensioni semplici trascendenti,
di un campo e di un campo ordinato. E poi c'è una nozione logica che lui costruisce, quella di diagramma, che gli serve in qualche maniera a descrivere un pochino meglio le estensioni. Gli ingredienti chiave sono questi. La dimostrazione scorre, come scorre quella nel caso dei campi ordinati reali chiusi, in maniera, ripeto, assolutamente limpida, al netto di queste premesse. È chiaro, nel caso dei campi ordinati reali chiusi, queste premesse sono un pochettino più articolate. Ma se uno confronta questi risultati con quelli di Tasky che potrebbero prefigurarli, vede insomma che quella dimostrazione di Tasky, pur bellissima, celebratissima, è certamente molto, molto più faticosa, ecco, sotto certi punti di vista. Questi sono i risultati iniziali di Robinson, quelli principali in teoria dei modelli, con applicazioni alla completezza, se vogliamo, però non voglio soffermarmi su questo, il tempo non è poi tantissimo, quanto le applicazioni all'algebra. Perché le applicazioni sono una nuova dimostrazione del teorema degli zeri di Hilbert, la sua versione più classica, generale, che qui vedete riprodotta, quindi il confronto tra varietà algebriche e, se vogliamo, ideali, tipico insomma della geometria algebrica, e c'è una dimostrazione anche questa semplice in quanto a struttura. Ora non mi ci soffermo, ma insomma vedete in questa pagina i punti essenziali dell'approccio di Abraham Robinson, una strada molto chiara che naturalmente paga il suo dazio a premesse algebriche, insomma, che non si possono certamente racchiudere in un rigo. Ma insomma il pregio, ripeto, di questa grande limpidità. E lo stesso si manifesta nella sua dimostrazione, che Gabriele ha ricordato stamani, della soluzione positiva del 17° problema di Hilbert, il teorema di Artin. Anche questa ha una prova trovata da Robinson nel 55, qui schematizzata, anche in questo caso non sto certo a commentarla. Dico solo, perché può essere un termine di paragone, di quanto brillante sia questa argomentazione convincente, dico solo che nella Bibbia dell'algebra, almeno nei tempi in cui la studiavo io, non tantissimo, Basic Algebra di Nathan Robinson del 1974, la teoria di Artin e Schreier è riprodotta a livello di manuale divulgatissimo di algebra, secondo l'approccio di Robinson, a differenza del precedente libro di Nathan Jacobson, Lectures in Abstract Algebra, che avevano preferito appunto la maniera classica di sviluppare l'argomento. È notevole, no? Che un approccio che viene dalla logica sia accettato per intero per presentare una parte difficile dell'algebra di base, in qualche senso. In realtà credo che questo sia uno degli ultimi capitoli del secondo volume, ma comunque è un segnale di quanto importante sia l'idea nuova proposta da Robinson, che poi conduce a soluzioni di risultati algebrici di grande spessore nei campi piadici, la congettura di Artin, non ottenuta da Abraham Robinson, il teorema famoso di Axe-Cochen, versione orientale, versione oltre cortina Herschoff, la congettura di Artin, una congettura proposta da Artin per ogni numero primo, non sono sicurissimo, comunque quella che leggete sia la formulazione originaria, risolta asintoticamente da Axe-Cochen Herschoff, cioè si risolta per tutti i primi salvo un numero finito, anche perché controesempi si possono trovare, controesempi alla congettura nella sua forma assoluta, un risultato del Terjanian di mezzo secolo fa. Altri spunti successivi. Abbiamo incontrato l'esempio di due teorie che in qualche modo si accompagnano. Abbiamo la teoria dei campi, che ci può interessare appunto come algebristi, eccetera, e la teoria dei campi algebricamente chiusi, che possono ritenersi un perfezionamento, ma anche una sorta di compagno di strada, perché ogni campo si estende a un campo algebricamente chiuso, addirittura a una chiusura algebrica, ogni campo algebricamente chiuso è un campo,
I campi algebricamente chiusi perfezionano perché la loro teoria è model completa, quindi hanno questa chiusura rispetto a enunciati esistenziali, e sulla base di questi due ingredienti si può arrivare a dimostrare il Nullstellensatz di Hilbert, secondo appunto l'approccio di Robinson. Stesse osservazioni si possono fare per i campi ordinati reali chiusi. Ogni campo ordinato si estende a un campo ordinato reale chiuso. Questi comunque sono campi ordinati. Insomma, una proprietà, in più hanno una proprietà di chiusura rispetto a enunciati esistenziali che consente, eccetera, eccetera, eccetera. È possibile generalizzare, questo è l'interesse di Robinson dal 63 in poi. L'idea è quella, anche qui insomma, si tratta di termini italiani insomma, che possono stonare un po' a linguista, ma comunque model compagno di una teoria, model companion, model completamento, model completion. L'idea che, data una certa teoria di base, la si possa precisare ottenendo una teoria mutualmente model consistente, comunque tale che ogni modello dell'una si estenda a un modello dell'altra e viceversa, una teoria che sia model completa, una teoria magari insomma in cui il passaggio da un modello alla sua chiusura avvenga insomma con certi criteri di unicità come nei campi, nel caso delle chiusure chiusura algebrica di un campo, nella chiusura reale di un campo ordinato. Ecco, questi sono i due concetti che Robinson mette a punto. Non sempre una teoria ammette un model compagno, non sempre un model compagno un model completamento, ma ci sono delle caratterizzazioni che consentono appunto di generalizzare, di studiare in esteso tutta la problematica. Tra l'altro il punto di vista di Robinson è molto legato alle strutture, alle teorie piuttosto che alle strutture, insomma abbiamo parlato di teoria, model completa, model compagno di una teoria, ma ponendo l'interesse sulle strutture piuttosto che alle teorie, ecco, il concetto che viene fuori è quello che generalizza l'idea di campo algebricamente chiusa, quello di struttura esistenzialmente chiusa, una struttura che è capace di soddisfare tutti gli enunciati che in lei si propongono e in qualche estensione trovano la loro soluzione. Ma questo è materiale dovuto a collaboratori di Robinson, Eklof, Sabbag, non specificamente a Robinson, con vari esiti, insomma. Dicevo poco fa che il model compagno può non esistere, quindi le strutture esistenzialmente chiuse siano caotiche, e questo accade anche in ambiti relativamente familiari dell'algebra. I gruppi esistenzialmente chiusi sono una classe caotica e gli anelli commutativi esistenzialmente chiusi sono una classe caotica, a maggior ragione gli anelli. Tradotto in altri termini, la teoria dei gruppi non ha model compagno, la teoria degli anelli commutativi non ha model compagno. Prima un risultato di Eklof-Sabbag, poi rivisto anche da McIntyre, il secondo di Cherlin. L'applicazione più notevole di tutto questo discorso è costituita dai campi differenzialmente chiusi, ma non mi ci soffermo perché saranno il tema dell'intervento successivo. Ecco, si parlava stamani di forcing in teoria dei modelli. Ecco, l'apertura mentale di Robinson credo si giudichi anche da questa capacità di cogliere i segnali dei tempi, di cogliere la dimostrazione di Cohen nel 1963 che prova l'indipendenza della ipotesi continua dagli assiomi di Zermelo-Franken più l'assioma della scelta. Gödel aveva già ritagliato all'interno dell'universo V degli insiemi un modello costruibile di ZF, della somma di scelta, e in più dell'ipotesi del continuo. Cohen va in direzione opposta, allarga un pochettino l'ambito di V, con la tecnica del forcing lo forza a estensioni in cui sussistono ZF, la somma di scelta, e la negazione dell'ipotesi del continuo, con la conclusione evidente che l'ipotesi del continuo non si può dimostrare da ZF neppure con l'ausilio dell'assioma della scelta.
Ecco, quest'idea del forcing presuppone un qualche controllo delle estensioni, insomma, cercare di capire che cosa succede nelle estensioni. E va bene, il discorso detto così è molto superficiale, me ne rendo conto, ma appunto un forcing può aver senso in teoria dei modelli laddove è capace di farci capire come funzionano le estensioni, che cosa è vero e che cosa è falso anche nelle estensioni, in una particolare struttura. E qui, come già ricordato stamani, Robinson elaborò due possibili approcci, il force infinito e il forcing infinito rispettivamente, il force infinito insieme a Barwise, forse infinito credo da solo, e sostanzialmente il punto chiave sta laddove si deve definire quando è che si forza la negazione di un enunciato, ma qui si entra un po' nei dettagli e temo di non avere il tempo di diffondermi. Bene, volevo spendere quest'ultima parte a ricordare il tributo che a Robinson fu riservato nell'ambito nostro della teoria dei modelli. C'è un contributo di Cauchon nella serie di ricordi che di Robinson danno ai suoi collaboratori l'anno, 2 anni dopo la sua scomparsa. C'è evidentemente il discorso della teoria dei modelli nel ricordo che McIntyre poco dopo scrisse sempre di Robinson. A Robinson fu subito dedicato anche un volume, Model Theory and Algebra, il titolo è emblematico, Model Theory and Algebra e Memorial Tribute to Abraham Robinson, eccetera, eccetera, eccetera. Stamattina, insomma, poi abbiamo ascoltato altri spunti della sua eredità. Questo è l'elenco dei suoi allievi, tra cui troviamo appunto Cerlin, secondo rigo, ne ho parlato poco fa, molti altri nomi illustri, magari per preparare l'intervento successivo segnalo all'ultimo rigo Carol Wood, appunto per il suo apporto alla teoria dei campi differenzialmente chiusi. Naturalmente si può domandare anche che cosa resta oggi di Abraham Robinson, 50 anni circa dopo la sua scomparsa e un secolo dopo la sua nascita. Io credo ci siano risultati importantissimi della storia della teoria dei modelli che certamente sono legati a Robinson. La ominimalità è un capitolo vivacissimo che da più di 20 anni anima la teoria dei modelli, con grandi collegamenti alla geometria algebrica, geometria analitica reale. Ecco, un teorema di Wilkie che meritò al suo autore premi e riconoscimenti a quell'epoca, comunque siamo nel 91, è in qualche maniera legato a quel problema di R con l'esponenziale che accennavo, problema di Tarski. La teoria di questa struttura è model completa, oltre che ominimale. Non ha l'eliminazione dei quantificatori, ecco, se vogliamo pensarla nei termini di Tarski, neanche nel linguaggio, insomma, che sarebbe ragionevole assegnarle, considerandole. Accenno solo al fatto della decidibilità, il problema è aperto e no, nel senso che Wilkie e McIntyre nel 1996 dimostrarono che la teoria è decidibile, se prestiamo fede a una teoria, a una congettura complicatissima, teoria dei numeri trascendenti, la quale presupporrebbe come caso particolare la indipendenza algebrica di Epi greco, insomma un problema già questo molto complicato. E vorrei anche ricordare il contributo di Ruscioschi, anche qui di una 20 anni fa, che sembrò meritargli quasi la medaglia Fields, il gossip matematico dell'epoca disse che c'era quasi arrivato, poi qualcuno di influente si oppose. Vabbè, chissà come sono andati i fatti, ma comunque quel risultato brillante di Ruscioschi, di geometria algebrica, ricordate la citazione iniziale, la logica matematica può portare contributi all'algebra, sembrerebbe la geometria algebrica. Le congetture di Mordellang e Manning-Mumford dicevano nella forma più generale, ora io non so in matematica che significa forma più generale, ma comunque quelle dimostrazioni sono largamente debitrici a Robinson per queste idee di model completezza, eccetera, e anche per quell'approfondimento dei campi differenzialmente chiusi di cui appunto si parlerà.
Si è parlato già stamani di Robinson in Italia, qui riporto la copertina del suo volume e anche le parole della sua prefazione del 1974, in cui lui si rallegra di constatare l'interesse per la teoria dei modelli dei colleghi italiani. E poi appunto mi sono permesso di riportare qui la copertina del volume Springer nuovo del convegno coordinato da Casari a Varenna nel 1968, sono 50 anni, si può pensare a quel convegno come un segnale della nascita della teoria dei modelli in Italia, ribadito l'anno dopo dall'intervento al convegno Indon di Roma, tutti e due di Abraham Robinson, del fatto che l'ultimo sia stato pronunciato in lingua italiana, della sua conoscenza in lingua italiana si è già detto. Noto che ci sono anche suoi lavori, teoria dei modelli importanti, che sono pubblicati su riviste italiane. Grazie.